Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? Ah, ma come sta bene Joe Biden? Guarda, un fiore, così ce lo racconteranno oggi, anzi hanno già cominciato i media progressisti dopo che Biden è ricomparso stanotte, ora italiana, ieri sera, ora americana. Cioè, dopo 4 lunghi giorni dal momento dell'annuncio del suo ritiro dalla corsa, ma non dalla sua dimissione da presidente, dopo 4 giorni è riemerso. Dice, beh, c'aveva il Covid, ho capito, ma non è che il Covid, un po' di febbre, avrebbe potuto impedire di registrare un messaggio, di fare una cosa video? Scusa, se tu sei un politico che si autocostringe o viene costretto a un gesto così drammatico come lasciare la corsa per la rielezione a presidente degli Stati Uniti, che fai? Una letterina in formato digitale più un tweet di sostegno a un'altra? Francamente, tutti si sarebbero aspettati da subito una comunicazione calda, una spiegazione approfondita delle ragioni del gesto, un messaggio forte agli americani. Invece, per 4 giorni l'hanno fatto sparire in frigorifero. È riemerso ieri sera in un messaggio triste, omissivo, elusivo, dal punto di vista logico scombiccherato, perché la prima parte del ragionamento era: avrei meritato di proseguire il mio mandato, però dobbiamo salvare la democrazia. Ma che vuol dire? No, ma Kamala è tosta. Ma che vuol dire, scusa? E soprattutto, se non sei in condizione di fare la corsa, perché rimani presidente e dovresti essere in condizione di guidare ancora gli Stati Uniti? Male, male, male. E ovviamente malissimo, ma qui non voglio infierire anche, come dire, il modo in cui il messaggio è stato trasmesso agli americani. Qualcuno spiritosamente sui social ha parlato di una battaglia fra il vecchio Joe e il teleprompter, il gobbo elettronico, con larga vittoria del gobbo elettronico, nel senso che la lettura era, come sempre, stentata, faticosa, eccetera. Male, non è così che vive la democrazia americana. Queste sono cose da Unione Sovietica anni 80, con leader in declino psicofisico, un po' nascosti, poi improvvisamente mostrati, poi grande incertezza sulle loro condizioni di salute. Non è una bella prova del Partito Democratico e meno che mai non è una bella prova da parte dei media di supporto, cioè quasi tutti che si sono bevuti o fanno finta di bere o desidererebbero far bere a lettori e telespettatori il fatto che sia tutto normale.